Buon sud a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Gente da Sud. Siamo quasi pronti per scoprire chi sarà l'ospite di questa sera e di oggi, che sarà qui con me per una chiacchierata. Vi posso dire che è un giovane ruspante. Sigla, sta per iniziare Gente da Sud. Ospite di oggi, che ha squarciato la rete ed è qui con me, l'attore Walter Cordopatri. Esatto. Giusto? Buonasera e grazie per avermi invitato. Diciamo che già ostico il cognome Cordopatri, l'ho dovuto ripetere tante volte. Grazie per essere qui con me e con noi a Sud e a Gente da Sud, che è il nostro programma. Allora, Walter. Sì. Tu sei giovanissimo intanto. Sì, c'ho 27 anni. 27 anni. Questa voce bella impostata, dove hai studiato? La voce... Raccontami un po' di te, dai. Sì, la voce è sempre stata quella, diciamo, quindi... Però l'ho perfezionata, sì, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ah, tu hai fatto il Centro Sperimentale a Roma di Cinematografia. Sì, esatto, sì. Quanto ti sei diplomato? Quando hai finito? 3 anni fa ho finito gli studi, che è durata... Cioè, la scuola è durata 3 anni ed è stata speciale, per me è stato un sogno, perché grazie a quella scuola poi ho potuto conoscere quello, speriamo, quello che poi potrebbe essere il mio mestiere. Il tuo lavoro. E diciamo che, ricordiamo che per accedere al corso sperimentale si fanno dei provini veri e propri. Sì, altrimenti non si accede. Ci sono sì delle annate che possono entrare fino a un certo anno. Esatto. E poi si fa un provino davanti a una commissione. E quanti entrano, Walter? Allora, io non sapevo nulla di queste cose qua. Se no, altrimenti non mi sarei nemmeno partito, forse. No, diciamo che eravamo 1200 circa alle selezioni. E poi, sì, alla fine ne prendono 16 ragazzi e 16 ragazze per fare un propedeutico di 30 giorni. E alla fine dimezzano ancora. Quindi fanno 8 ragazzi e 8 ragazze. Quindi da 1200? Sì. Poi diventano 16 e 16, dopo un mese... 8 e 8. È una bella selezione. Sì. Scusami, fammi capire, quando tu, dopo il mese, cosa esce? Un album? Ti mandano... Sì, allora, il primo anno... Perché il primo anno arrivai nono. Ah. Quindi non riuscivo a entrare. Però mi fecero capire che c'erano delle buone possibilità. Allora ti arriva sta cartolina con scritto il primo ad essere non entrato. Quindi qualora uno rinunciasse sarei subito subentrato, no? Aveva rinunciato qualcuno? No, il primo anno no, quindi ho praticamente spaccato il computer. Però poi mi hanno fatto capire che le possibilità c'erano, perché praticamente fino a 25 anni, sì. Poi c'erano tanti ragazzi di 25 anni l'anno che ho provato io avevo tipo 21 anni, 20 anni, allora mi hanno detto guarda riprova l'anno prossimo perché secondo noi ce la puoi fare. Allora riprovai l'anno successivo, mi scrissi di nuovo un monologo e riuscì a entrare. Con che monologo sei entrato? Allora, praticamente, per estrema ignoranza, bisogna dirlo, io quando... Cioè, ho visto preparare un monologo, ho letto così. Per estrema ignoranza io mi sono scritto un monologo. Ah, tu proprio scritto un monologo inedito? Sì, perché io l'unico diciamo collegamento era la scrittura con questo mondo qua, perché io giocavo a calcio, non c'entro nulla con la recitazione. Allora da lì mi sono preparato sto monologo dove davanti ero praticamente un omosessuale. Giravo le spalle, ero uno contro gli omosessuali, a destra ero un mafioso e a sinistra uno che lotta la mafia. Complesso, una follia unica. Infatti hanno detto questo è uno psicopatico. Molto, sì. C'era, e quindi è giusto per fare può fare l'attore, perché sì, diciamo che era un gioco per me, ecco, non avevo la minima idea di. E poi da lì non ero nemmeno emozionato. Perché non eri emozionato? No, non sapevo nulla. Cioè, per me era un problema. Un incosciente. Così. Ma chi ti aveva spinto? Cioè, era una cosa che amavi o qualcuno ti ha detto: vabbè, proviamo al Centro Sperimentale. No, c'è un aneddoto, cioè, è incredibile. Io quando ero alle scuole medie dovevo essere interrogato in storia praticamente. Allora io non me lo ricordavo sto particolare. Il mio insegnante poi mi disse: praticamente mi inventai una storia come una zia morta il giorno prima per rimediare a questa interrogazione. Il professore credette a questa cosa mia
telefonò il pomeriggio a mio padre e disse: Peppuccio, condoglianze per Antonella, so che è venuta a mancare, siamo andati a scuola insieme. E mio padre fa: ma come? Ma io non so nulla, ma veramente è morta mia sorella. Io appena ho chiuso il telefono: papà, perdonami, ma mi sono inventato sta cosa, ma non pensavo che dovessi interrogato, ero impreparato. È stata una tragedia, proprio. Però il professore mi disse: guarda, che quando mi hai raccontato quella cosa sembrava vera. Io mi sono messo a piangere tutto il giorno a casa. Quindi secondo me prova a fare sta cosa. E andai su Google a scrivere scuola di recitazione e ti compare una delle scuole più importanti. Quindi... Sì, o la Silvio D'Amico. Esatto, o il centro sperimentale. Centro sperimentale, oppure quelle di Milano, insomma. Esatto, la Paolo Grassi. Il Paolo Grassi o il Picco. E quindi niente, quindi da lì mi presentai lì e cambiò la mia vita, ti dico la verità. Perché poi mi sono impuntato, no? Mi sono innamorato della cosa. Ho fatto 3 assenze, tipo, in 3 anni. Tu mi hai detto quanti anni avevi lì quando sei entrato? 20... Sì, 20 anni. Ah, 20 anni, 20, proprio 21, eri piccolissimo. Massimo. Sì. Ah. No, 20 anni, sì. Adesso raccontiamo anche con chi hai studiato, con chi ti ha formato. Però, tu sei nato qui, precisamente dove? Io sono nato a Gioia Tauro e sono di Rizziconi. Sei di Rizziconi, nato a Gioia Tauro. Sì. Ma sei stato anche fuori, o sbaglio? Sì, io oltre sono stato a Roma per studio. Sì, sono stato in Friuli Venezia Giulia, dove c'ho l'altra parte della famiglia. Giocavo a calcio lì. C'ho mio fratello, mia sorella, mio nonno, tutti gli zii. Quindi. Quindi voi eravate migrati su. No, solo praticamente fratelli e sorelle di mia mamma, mia nonna, mio fratello e adesso mia sorella. Ah. Quindi sì, buona Ma parte. Ma ti trovi della per il calcio lì o perché la famiglia era andata? No, già la famiglia era lì, poi per coincidenza è arrivato il calcio. Ah, quindi. Okay. Friuli è un'ottima regione dove. Ci sto bene, però è normale che la mia terra... Quali anni hai fatto lì? Quanti anni avevi quando stavi lì in Friuli? L'anno stesso del provino, quindi dai 17 ai 20 anni sono rimasto in Friuli, perché non ho continuato gli studi di qua, perché giocavo a calcio, quindi ho mollato, e poi lì... Quindi gran parte dell'adolescenza l'hai fatta qui? Sì, quindi poi ti sei formato qui. Dai 16 anni in poi sono andato in Friuli. Com'è stato questo cambio? Hai visto la differenza culturale, sì. di atteggiamento con le persone, di modo di confrontarsi? Sì, lì è. Beh, non c'è razzismo. Però diciamo che all'inizio sono un po' come dei lupi, cioè un po' diffidenti, no? Nel senso ti osservano molto, però devi guadagnarti la loro fiducia. Quindi è normale che le abitudini, tradizioni, modi di fare sono opposti. Però la cosa bella è che anche lì, quando capiscono che sei una persona affidabile, ti danno tutto. Però ci vuole un pochino di più, ecco. Ci vuole un po' più di tempo. Sì, un pochino di più. Voi in famiglia, tu quanti hai sorelle, mi hai detto? Sì, ho una sorella. Una sorella. E un fratello più grande. È un fratello più grande, quindi siete in tre. Io sono di mezzo. Tu sei di mezzo. Com'è il rapporto della vostra famiglia? Ci vogliamo talmente bene che... Che non vi sentite mai. Sì, no, nel senso che magari... No, c'è un rapporto splendido, però non c'è quella cosa, come dire, dichiarare subito, no? Dichiararsi. C'è un pochino di orgoglio, questa magari. Questa è tua nonna? Questa è la mia fantastica nonna, quell'altro è il pazzo di mio cugino. È una famiglia straordinaria la mia, quindi è grazie a loro anche se sono riuscito a fare delle cose, però abbiamo una personalità abbastanza forte. Cioè tutti sapete che l'altro c'è? Esatto. Però... Sì, si tende magari a dire la cosa non subito, spudorata, quindi è un amore, diciamo, silenzioso. Silenzioso. Ma quando hanno saputo che volevi fare l'attore... Che è successo? Mia madre è sempre stata la mia più grande tifosa, diciamo. Mio padre è un pochino orgoglioso, però naturalmente è da capire. Adesso lo capisco di più, perché è un mondo particolare, quindi non arriva tutto subito. Quindi giustamente cercava di indirizzarmi da un'altra parte, no? Cioè, però quando ha visto che la malattia è concreta... Conclamata. sì, non c'è nessun vaccino. Perché quindi... tuo padre cosa voleva che facessi?
Sicuramente magari nel mondo del commercio, della rappresentanza. Quindi... Perché lui fa questo? Sì, lui fa quello. Che tu continuassi... Anche mio fratello fa quello. Ah, ok, che tu continuassi come la famiglia a fare quello. Sì. E non c'è riuscito. Invece tu hai preso un'altra strada. No, sai che c'è... Io vado a Figge, vado a interpretare vari ruoli e a indossare varie maschere. Si spera, sì. Quali sono stati i tuoi insegnanti? All'Accademia sicuramente Giannini. Sì, c'è Giancarlo Giannini che è il docente di riferimento, quindi arriva sto mostro che tu magari hai conosciuto solo sui film, su YouTube. Tra l'altro è stata a Hollywood, quindi insomma ha fatto film per Hollywood. Esatto, sì, è uno dei pochi che... E quindi sì, e poi dopodiché ci sono vari maestri assoluti che vanno da Elgiana Popova a Mirella Bordoni a Roberto Antonelli, ce ne sono talmente tanti. Poi la cosa bella del centro sperimentale è che ti dà l'opportunità di fare scaglioni, no? Degli stagi intensivi con questi mostri sacri. Sì. Mi hanno formato sempre con quella come dire, inconsapevolezza, no? Cioè nel senso non ero uno di quelli è uno di paese e ancora tuttora cerco di esserlo, perché mi dà quella tranquillità, quella, come dire, spensieratezza di non essere mai arrivato e di fare le cose con semplicità. Con semplicità. Sì. La prima lezione di dizione? Ma è stato un trauma, una cosa... fammi sentire il Walter prima della lezione di dizione, cioè quando parlavi in quell'altra lingua. Scandaloso, perché avevo praticamente buona parte calabrese, un decimo friulano... Ah, pure. A mia insaputa, ma c'era questa cosa. Quindi quando andavo a parlare italiano c'era tipo una cadenza mix, un po'... È possibile andare di là? Quindi era una sorta di follia. Ma e io non sapevo di questa cosa, Soltanto una volta registrato, cioè quando ti registrano, perché noi siamo sempre quelli che dobbiamo dire no, noi non facciamo così, non abbiamo detto così, noi... No. E invece poi... Aspetta, ti faccio sentire. Io sono rimasto sbalordito. E poi, devo essere sincero, ho capito che fa bene. Cioè, parlare italiano è una cosa, secondo me, giusta. Cioè, è giusto sapere il calabrese. È giusto, beh, sono le proprie radici, quindi certo, è ovvio. Se vuoi lavorare a 360 gradi, devi imparare l'italiano perfetto, quindi... Certo. Ci abbiamo provato. Quanto ci hai messo? Più di un anno? Sì, molto, sì. Beh, perché è dura, immagino. No, noi siamo quelli più tartassati, sì. Che abbiamo queste esplosive che vanno come... sembrano... Però sì, e voi più che correggere le O, insomma, sì. Voi avete proprio la cadenza, l'andamento ritmico. Sì, quindi... esatto, sì. Però è stato divertente. Sì, io l'ho presa sempre come un gioco. Cioè, io la prendo sempre così. Poi però quando ho visto che iniziavano anche i primi lavori... Tu hai iniziato subito a lavorare, Walter? Ma sì. Contemporaneamente alla scuola oppure appena finiti? Sì, il primo cioè, ho fatto un video musicale durante la scuola. Che cosa hai fatto? Broken. Hai fatto Broken? Ha fatto Broken. Il video di Elise. Aspetta, guarda che arriva. That I chose to keep, and no matter if now they are gone, no matter if I am alone, still I can get back on my feet and walk on, as I know that was something to learn. To be.
kids cross their eyes, but something. Che insomma, se quanti anni nel 2009, giusto? Sì, sì, 2000, esatto, sì. Nel 2009 qualche capello l'hai perso, però. E anche bianchi sono diventati. E sono diventati anche bianchi. Quindi, lì facci, guardalo, guardalo. No, qui. No, io non guardo perché. Guarda qui è... come facevi tutto il figo. No, 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 ma possiamo no, anche. No, scherzo, comunque. Sto scherzando, ti prendo in giro. Ma comunque credo che sia stata una bellissima esperienza. No, 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 poi a parte con tutto, Toffoli, insomma, sì, una delle sì. voci più Friulana, belle, anche lei. Che Friulana, saluto. Anche lei. Sì. Ma questo è dove. Questa è? Era la prima volta che entravi su un set, perché poi è un vero e proprio set. Anche se musicale, però c'è. Sì, sì, no, 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 era una, doveva essere un gioco. E poi quando vado a vedere oggi sulle visualizzazioni, dico: ma è andato bene. Quindi, perché però, quante ha? Milioni di visualizzazioni? Sì, ne ha tantissime, sì. Però anche lì. Così, era la prima volta proprio che davo del tuo alla telecamera praticamente, non la conoscevo, non l'avevo mai vista, alle comunioni forse. Sì, forse l'avevi vista a scuola, sì. Ma vi dicevano come dovevate stare davanti, esatto. A una telecamera probabilmente. Sì. Sì, 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 però è stata una bella esperienza, sì, dai, mi sono divertito. Subito dopo questo cosa hai fatto? Poi abbiamo fatto tantissimi lavori a scuola, sì, tantissimi, beh, certo. Lavori di teatro che, e poi un film qui in Calabria, ho fatto un film Melina con rabbia e con sapere si chiama. Mm-hmm. E lì era stata la mia prima esperienza sul cinema. È stata, come dire, un'esperienza che mi ha dato, mi ha svezzato. Quindi lì è stato proprio la toccare proprio di in prima persona il set cinematografico. E secondo te noi che cosa abbiamo? È il trailer. Il trailer. Vai. Solitamente siete voi umani a fare le presentazioni, ma questa storia mi piace troppo e voglio essere io a raccontarla. Ah, Carmeletta. Mi chiamo Carmela. Ma tutti mi chiamano Melina. Finita, barca, è finita, andiamo a mare! Nicola, fermatelo! Perché che ha fatto? E guardate dove ha messo la barca! Questa nostra terra ci appare come un mondo chiuso, primitivo, dove i rapporti sociali sono spietati e le ingiustizie profonde. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Voi non lo fate l'intervallo oggi? Dunque io inviterei adesso Pupi Avati e suo fratello Antonio. Io sono un sacco di volte nella mia vita. Mai triste fa sentire il suo cuore, lasciate fare questa voce, cerca il sotto della vita, cerca il fiore colorato di quel rosso tanto amato, consumato, desiderato. E giovane di cuore, di coraggio e di amore, pensa come verso il sole, lontano sempre. E questo è Melina. Con il regista Demetrio, come Demetrio Casile. Demetrio Casile. E questa è stata la prima volta sul set o dopo il sì, video? Sì, no, sì, sì, la prima in assoluta. Sì. Che facevi in questo film? Ero un cameriere calabrese che faceva innamorare con... praticamente costruivo anche degli agnellini di marzapane. Quindi era il mio modo per conquistare la protagonista. Quindi io praticamente passo tutto il film a tentare di dare questo anellino di marzapane,
ma non ci riesco proprio mai, perché succedono di tutti i colori, e poi alla fine invece ce la faccio e riesco a far innamorare, diciamo, questa protagonista che ha il sogno di diventare una scrittrice. Quindi come sono stati i colleghi sul set con te? Ti hanno accolto subito oppure c'è sempre una diffidenza con il nuovo, con la novità? No, io sono abbastanza fortunato, quindi diciamo che ho un ottimo rapporto sempre sul set con tutti, mi piace rispettare tutti, anche se fra attori di solito c'è sempre un po' di... però dipende poi dalla persona, io su quel set non ho avuto nessun problema e ho avuto delle... Si è trovato bene. Sì, mi sono trovato benissimo. Sì. Walter, cosa ne pensi? No, se noi vediamo... insomma, coming soon, i trailer che ci sono dei film italiani, vediamo sempre gli stessi attori, no? E i nuovi? Lavorano, non lavorano? Allora, sono più bravi loro e quindi lavorano sempre loro? Come funziona? Allora, quando finì il Centro Sperimentale, la cosa che mi dicevano sempre era: vedrai che quando finisci il Centro Sperimentale lavorerai sicuro. Perché questo è il pedigree migliore, è la migliore scuola, hai i migliori insegnanti, quindi quando esci di lì vai tranquillo che... E io ci ho creduto, cioè io ci credevo, cioè uno viene da Rizziconi, se ne va lì, esce da sta scuola... E gli dicono che... Sì, ti fanno complimenti a gogo, ti dicono che sei bravissimo, eccetera, poi esci lì e ti trovi la giungla, certo, che non ti aspettavi. Io non so rispondere alla tua domanda, perché è un mondo veramente particolare, è commercio puro, quindi di conseguenza una pubblicità si affida a un volto noto, purtroppo, non sempre a un volto bravo. Cioè lavora più chi tira gente al cinema, in poche parole. Diciamo che è facile vedere al cinema un attore che ha già fatto diverse cose, quindi un giovane attore appena diplomato che si è fatto veramente un mazzo così, se possiamo dirlo, ormai l'ho detto, quindi. Quindi andata, via, registrata. Trova le sue difficoltà, sì. E quindi deve andare a farsi da solo, cioè deve trovare deve farsi notare. La cosa più difficile è farsi notare. Ma quindi tu consiglieresti a un giovane ragazzo come te di intraprendere questa carriera? Beh, come faccio? Per forza, cioè, se ha veramente l'amore, però c'è una sottile differenza fra l'essere affascinato dallo spettacolo e voler fare veramente questo mestiere, perché purtroppo il messaggio che arriva in televisione la maggior parte delle volte è sbagliato. E io non voglio dire niente per nessuno, perché ognuno lo fa a modo proprio e come vuole questo mestiere. Però secondo me, per essere un attore bisogna studiare, prima di tutto. Poi se nasci genio, tanto di cappello, non c'è nessun problema. Però la questione è che io consiglio di scoprire questo mestiere, non di farlo così, in maniera... Di prepararsi. Sì, bisogna prepararsi, è un lavoro. Di leggere, di studiare un po'. Sì, poi se magari la tua vita ti porta a fare un personaggio sempre uguale, perché quello purtroppo capita, se ti inquadrano in un modo è difficile uscire. In Italia questo. Esatto, sì. In Italia. Sì. Però io penso che se uno è testardo e la tenacia ed è preparato, piano piano... Ci vuole un po' più tempo, però. Ma pensi che sia meritocratico questo ambiente? Dovrebbe essere. Si premia il più bravo? Sempre no, assolutamente no, sarei un ipocrita. Quindi, dato che non è così, dico che non è sempre così. E cosa si premia? Il compromesso? Anche a volte sì, magari sì. Si premia, che ne so, il caso oppure la fortuna, la conoscenza. Guarda. Non esiste una risposta. Ci sono tanti tasselli che vanno valutati e io sulla mia pelle sto sperimentando che la conoscenza fa sempre comodo e chi ce l'ha ben venga per lui. La raccomandazione, che è diversa dalla conoscenza, se uno ce l'ha e ce l'hanno, ben venga anche per lui. Anche
è anche il provino. Il provino non è facile superarlo. Cioè, è facile innanzitutto arrivare al provino oggi come oggi, almeno io dico che è difficilissimo. È difficilissimo, vero? Perché i casting non fanno altro che vedere delle foto, sfogliare una margherita di foto, esatto. E quello è il primo, esatto. Il primo casting, vedono quello che gli può servire, che può essere più. Tu hai ceduto dei compromessi, hai dovuto accettare dei compromessi? Fino ad ora sei stato messo? No, fino ad ora no, e spero e mi auguro nella mia vita di non averne mai. Quindi è anche per questo che arriverò più tardi degli altri, se arriverò. No, speravo che ci arrivi. Quindi, Speravo che ci arrivi, Walter. Noi abbiamo anche, tu hai fatto anche dei cortometraggi, vero? Sì. Dei cortometraggi, uno si chiama Blush? Sì, Blush. Blush, ma quando l'hai fatto Blush? Un anno e mezzo fa. Ah, quindi è sì. Abbastanza sì, recente. Sì, recente, sì. Di che cosa parla Blush? Allora, Blush è praticamente un... la frase di Blush è: il pregiudizio è negli occhi di chi guarda. Okay. Cioè, ti fa vedere come le persone oggi come oggi non fanno altro che giudicarti in base a come sei vestito, in base anche alle persone che saluti, non che all'apparenza, frequenti. Insomma. Sì, all'apparenza, sì. E ci ha dato moltissime soddisfazioni questo cortometraggio perché... Ha colpito proprio il tema principale dei giorni di oggi. Cioè, oggi basta andare in giro per le strade e ti capita di essere sulla bocca degli altri perché ti vesti in un modo, perché fai un mestiere così e quindi questo. Sì, e adesso noi lo vediamo. Grazie. Ciao, a lunedì. Ciao. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, a presto.
E questo era Blush. Esatto. È Blush. Sì. È un tema molto, molto bello, poi... È stato duro fare questo video, la trasformazione in clown, stare con bambini, vabbè, lì recitavano, però insomma è abbastanza reale, insomma, sì, i bambini che sono negli ospedali, una realtà molto triste anche. È stata un'esperienza straordinaria. Mi sono veramente emozionato tantissimo, perché io amo i bambini, amo proprio il bambino. Cioè, io vivo per loro, cioè, quindi è vero che stavamo recitando, no? Io ho fatto anche animazione per i bambini, quindi mi sono divertito anche a farli giocare. Però passando, che eravamo nell'ospedale, no? Al Policlinico di Roma, passando nelle stanze ho visto però dei bambini malati che stavano male, no? E c'era, questo è un particolare, avevo finito di girare, fine riprese, tutto quanto, allora mi sono fatto un giro e c'era una mamma con questo bambino bellissimo, che era senza capelli praticamente, appena stava facendo le cure con la chemio, e allora mi è venuta la cosa di entrare là dentro. E quindi praticamente c'era questa mamma che cercava di giocare, poi io ho fatto io, che voglio entrare per vedere che reazione ha. Quando mi ha visto sto bambino, ha spalancato gli occhi e io gli ho fatto dei giochi e si è messo a ridere. La mamma poi è crollata, perché mi aveva detto che era circa 15 giorni, 20 giorni che invece non rideva più. Quindi è stato un cortometraggio che lo porto con me, perché la clown terapia è fondamentale. Cioè, sono delle anime pie, cioè delle anime straordinarie che vanno lì gratuitamente e sì, attraverso il sorriso curano dei bambini, alleviano la sofferenza, certo, non certo. Solo dei bambini ma anche dei genitori, perché assolutamente. Poi spesso sono presenti, anzi ci sono sempre, tutte le ore. Sì, e quindi eri vestito da sì, clown. Io ero praticamente, il cortometraggio vuole raccontare questo ragazzo che finisce di lavorare, che va a trovare, cioè, i trucchi giusti, insomma, la parrucca giusta, però all'occhio della persona può arrivare tutt'altro, può arrivare, che ne so, che tu possa essere un trans, una drag, insomma, sì, che ti stai preparando tutt'altro, per altro, tutt'altro. E invece, il fine è nobilissimo. Esatto, una persona che fa doppio lavoro a fine proprio di sociale. E sono un clown che fa clown terapia e quindi tra l'altro di... questo girato a Roma, sì. Bellissima la fotografia, sì. Molto bella, è un professionista, era straordinario. Penso pochi mezzi a disposizione, sì, l'essenziale. Però era fatto molto bella fotografia, ben fatto, poi la location di Roma, insomma, aiuta, sì. Con il Colosseo quadrato come prima immagine, esatto, aiuta, sì. Anche esatto. No? Sì. Tu hai fatto anche teatro, mi hai detto. Sì. E che cosa hai fatto a teatro? Allora, diciamo, lo spettacolo principale che ho interpretato è Canale Mussolini. Ho fatto anche San Francesco di Paola, che sono molto legato a San Francesco di Paola, sia come figura, diciamo, come santo, perché è un santo anarchico, dico io, non è il tipico. Cioè, San Francesco di Paola è veramente un rivoluzionario incredibile. Quindi mi sono... Perché cosa ha fatto di rivoluzionario? Beh, tutta la sua vita è praticamente è rivoluzionaria, perché era uno di quelli che non dava mai per scontato... Tra l'altro è di Pennacchi, viene da... Cioè, questo è Canale Mussolini, di Antonio Pennacchi. Sì, questo è un altro quello lavoro. Che stiamo parlando, invece, del frate... Sì, mentre San Francesco di Paola ha fatto tutto di rivoluzionario. Praticamente andava in giro a contro i potenti, contro i ministri, contro la chiesa stessa dell'epoca. Parliamo di 700 anni fa, ma era uno di quelli che sfidava proprio i cardinali, i vescovi, i potenti, che erano poi i politici di oggi, no? I ministri, e li sfidava, cioè li dava proprio, andava a domandarsi... Ma contro il potere. Contro il potere. E ci sono delle lettere che io ho interpretato che secondo me sono attualissime. E questo tu l'hai fatto a teatro? Sì, a teatro. Me l'ha scritto Salvatore Romano, che è un regista a cui sono molto legato, e l'ho portato nel mio paese e anche in varie parti d'Italia. Quanto dura questo come spettacolo? 45-50 minuti. Ah, 50 minuti. Sì, sì, sì. Sì. È un monologo. Come calarsi nell'animo
puro di un religioso, come ti sei sentito, come ti sei calato dentro? Allora, io devo essere sincero, no, non l'ho visto tanto puro come religioso, eh. Sì, è normale, è puro. Per me, diciamo, il religioso dovrebbe essere puro. Poi... Sì, no, nel senso, no, è purissimo, però è un santo, ripeto, molto anarchico, potente, no? Quindi questa figura un po' mi appartiene, quindi diciamo che sono partito da lì, per poi arrivare alla calabresità del santo, alle origini, perché non dimentichiamo che il patrono della Calabria, che ha girato il mondo, e praticamente era un eremita che mi ha incuriosito il modo come andava dai cattolici. Cioè, non è facile, cioè un santo dell'epoca con quella chiesa lì così potente andare così da chiusa così anche, chiusa perché... certo andare no, lì non si scherzava no assolutamente chiesa. Infatti inizialmente ha avuto molta difficoltà a farsi notare, a farsi, ecco, però proprio in questo lui si fa ricordare oggi, cioè quindi andava da quei vescovi a dire: ma perché ti vesti così, perché tutto quest'oro, cioè non, Gesù non vuole questo, perché tu lo fai? E c'è una frase dove questo vescovo gli dice: se io non mi vesto così, i cristiani in giro non si fideranno mai di me. E lui da lì inizia a capire che deve per forza fare una battaglia contro questa chiesa. E questo mi ha fatto... cioè, è attualissimo. È quello che avviene oggi, insomma, con Paolo, certo. Francesco, che invece... Come San Francesco di Paola, esatto. Vuole non oro, non cose eclatanti, ma la Chiesa per tutti e per, esatto, i poveri. Esatto, essenziale. Ti lasciano qualcosa tutte le cose che fai? Sì, il clown ti ha lasciato... Ti cambia, evolve la tua vita, oppure tu distacchi, poi ti distacchi e pensi... al personaggio successivo, no. Oppure invece ti cambiano proprio? Allora, io sono affezionato a due attori, diciamo, Gianmaria Volonté, che lo considero, diciamo, un mostro sacro, che era quello che... maniacale, quindi, ecco, per quello dico io che il mestiere dell'attore, cioè lui lo prendeva proprio come una cosa maniacale, come cammina, come respira, come si muove, come... Allora, io studiando lui... mi piace fare questo tipo di studio. Però Mastroianni diceva anche che, per esempio, appena si finisce un lavoro bisogna metterlo nel cassetto, non dico abbandonarlo, però pensare a un altro, sei altro, vai a bere una birra con gli amici. Quindi io faccio cerco di imparare da questi due maestri, che non mi piace essere, come dire, molto troppo... sì, però ti porta, quando studi un copione, insomma, poi quando esci, insomma, hai finito di fare le prove, comunque è sempre a pensarci, sì, per la prima e quindi settimana a sperimentarlo anche poi nella vita reale. No, non so se ti è mai capitato questo. Sì, questo di sperimentarlo. Se lo fai con amore, quello ti dura. Almeno 15, un mese, così. Sì, è difficile distaccarsi. Eh sì, perché poi dici: ma è finito. È finito. Cioè, quello chi era? Devi tornare a Walter. Ero io? Cioè, chi era quello lì? Devo abbandonarlo, cioè, veramente. Allora cerchi di... sì, quello sì. Cerco di imparare anche da quello che faccio, sì. Perché tante volte ti fanno riflettere. Certo. Se lo fai con amore, sto mestiere ti lascia qualcosa. Ti lascia sempre qualcosa. Io ho anche La notte non fa più paura. Me ne parli? Allora, prima che mando il video? Sì, allora La notte non fa più paura, si può dire che il progetto a cui sono più legato è l'ultimo progetto che... Quindi è proprio... Sì, sì, ancora deve partorire. Ok, in esclusiva. Quindi sì, praticamente abbiamo presentato questo... la chiamiamo la Van Premiere, quindi la prima della prima, all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Siamo ritornati 3 giorni fa. Qui vediamo anche delle foto. Sì, questo è il cast, cos'è, sì, regia? Questa è la nostra associazione. Ah, ok. Siamo il nostro gruppo, che praticamente c'è il regista in mezzo, poi c'è la produttrice praticamente esecutiva, Ilaria Battistella, Samuele Govoni con l'ufficio stampa, Stefano Moroni, Marco Cassini, che abbiamo scritto il film insieme, e poi c'è la pazza, la folle, che la chiamo io, che è la nostra Maria Rita Storti, che è la finanziatrice, colei che ha, eccola qui, ecco. Sì, che ha sganciato di tasca sua i soldi per realizzare questo progetto qui, se no non sarebbe mai, 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 poi mai. E allora adesso vediamo il filmato. Sì, questo è il teaser per il web. Il teaser, e poi me ne parli ancora. Okay. Va bene, vai. A un certo punto della tua vita
quando tutto sembra immobile, infinito. La terra trema. E porta via tutto. Anche la polvere da cui siamo nati. Teaser, di che cosa parla? Sì, siamo... Walter. Allora, La notte non fa più paura vuole raccontare la storia di un'amicizia e la storia d'amore all'interno delle drammatiche vicende del terremoto dell'Emilia-Romagna. Ah. Quindi è un'esclusiva sul terremoto dell'Emilia-Romagna, è un progetto che abbiamo scritto proprio io, il regista e l'altro attore protagonista Stefano Muroni. Il regista si chiama Marco Cassini, la sua opera prima. E quindi è una storia che è nata come cortometraggio. Cioè noi volevamo fare un cortometraggio. Da Trenta e Lode, io e Stefano Muroni, che praticamente è mio collega, siamo molto amici, ci siamo detti, vabbè, il lavoro a Rizziconi l'abbiamo fatto, perché Trenta e Lode l'abbiamo girato lì. Sì. Ora tocca a te fare un lavoro sull'Emilia Romagna, gli ho detto io. Ma cosa facciamo sull'Emilia Romagna? Allora ho detto, terremoto, perché no? Sembrava un'idea così buttata lì. Poi invece lui si è puntato su sta cosa, perché lui è molto emiliano, attaccato alle sue origini, come tutti noi d'altronde, come tutti gli italiani. Tutti gli italiani, E per un anno e mezzo ha girato in tutta l'Emilia per cercare di trovare dei finanziamenti. C'è una tematica così importante, così delicata, e non abbiamo trovato nulla. Cioè nessuno ci ha aiutato. Cioè lui è andato in giro ovunque, le istituzioni, regioni. Niente, nessuno. Zero, nessuno. E poi per puro caso è arrivata, come dicevo prima, questa folle che ha puntato su di noi. Allora noi, quando abbiamo capito che c'era gente che si fidava del nostro progetto, della nostra professionalità, abbiamo iniziato a scrivere, e da un cortometraggio è spuntata fuori una sceneggiatura vera e propria. Allora poi ci siamo detti, ma che facciamo? Cioè, facciamo veramente un film qui? I soldi erano pochi. Allora piano piano sono sbloccati altri finanziamenti, è arrivata la provincia di Ferrara a dare diciamo, un piccolo finanziamento. Piccolo contributo. Esatto, un altro imprenditore. Dei sindacati pure hanno dato una mano d'aiuto. Abbiamo fatto un crowdfunding attraverso anche il Giffoni Film Festival. E poi però servivano gli attori. Abbiamo detto, a questo personaggio qui ci serve un attore importante, troppo bravo deve essere, perché è un personaggio troppo importante, no? Allora, io avevo lavorato in Canale Mussolini, che abbiamo citato prima, a teatro con Giorgio Colangeli, che è un nastro d'argento, quindi un Davide Donatello, un mostro sacro. Abbiamo detto, Giorgio, ti va di leggere sta sceneggiatura? Dici che te ne pare. Dopo tanti no. No, questo è un film, un documentario, non ce la farete mai, è un'esclusiva, i politici vi bloccano. Ma come, voi non siete sceneggiatori, qua ce ne avete di tutti i colori. Uh-huh. Giorgio si è emozionato, aveva quasi le lacrime agli occhi. E lui lavora, si può dire, notte e giorno, cioè uno che fa miliardi bisogno, di certo, lavoro di questo progetto. Assolutamente. E ci ha detto, bene, io farò questo film. Quindi io voglio partecipare a questo film perché è un film essenziale, un film che serve alla società di oggi. E allora noi ci siamo detti, ma questo o è ubriaco, o veramente... Dice, la pazza produttrice, ma questo è ubriaco attore. E invece ci siamo resi conto che avevamo scritto qualcosa di importante, documentati tutto, cioè proprio qualsiasi virgola pronunciata in questo film è stato documentato. Uno, quindi... per esigenza, perché quando vai a raccontare una storia simile non puoi... Beh, dove ci sono morte delle persone. Assolutamente, sì. Noi proprio non trattiamo... inventare nulla. No, massimo rispetto, cioè, perché molto rispetto. Sì. E quindi niente, ci abbiamo realizzato questo film. Quindi adesso è chiuso, impacchettato. Sì, tutto. È pronto adesso... quando esce? Allora, praticamente purtroppo in estate è proprio un suicidio, peggiore, sì. No. Non bisogna mai. Quindi sfrutteremo questo periodo per fare praticamente mandarlo ai festival. Quindi da adesso fino a ottobre, così lo manderemo nei festival più importanti. E poi da lì ci impegneremo con la distribuzione per farlo uscire. E siamo molto ottimisti perché il film piace.
Ah, sì. Posso dire solo quello, perché io l'ho fatto, quindi sarebbe una sponsorizzazione abbastanza... Tu che personaggio interpreti? Allora, io sono un personaggio... sono un ragazzo calabrese della piana di Gioia Tauro, così dico, che praticamente parto da qui, dalla nostra terra. Sono un giovane padre di famiglia, con una piccola bambina di 11 anni, che è disoccupato, e mi trasferisco proprio in Emilia in cerca di lavoro. Lì, appunto, per l'argomento che stavamo parlando prima, quando cambi regione, così, il ragazzo padre calabrese ha le sue difficoltà a farsi amare, però tramite la sua, cioè, attraverso la sua semplicità, la tenacia, la voglia e il rispetto per il lavoro, ecco, qui c'è molta meritocrazia, si fa rispettare subito, lo vogliono bene subito, quindi lo assumono. Ha modo di instaurare un'amicizia con un ragazzo emiliano, si fa amare da tutti poi praticamente sia con questa storia d'amore della sua famiglia, quindi vediamo come questa famiglia calabrese si presenta in Emilia, e sia anche una storia di amicizia con l'altro protagonista. A un certo punto arriva sto terremoto, così è stato, che stravolge tutto. Terremoto in Emilia, come in Abruzzo e come a Messina, quando arriva... Terremoti in generale sono distruttivi e lasciano... Sì, è catastrofico. Poi arriva, non si sa per quale motivo, arriva sempre quando meno te l'aspetti, no? O alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, quando dormi, quando non... Quando sei indifeso, quando non puoi reagire subito e prontamente. Esatto. Questo... È anche in un territorio come l'Emilia, che è nella zona 3 degli NGV, quindi apparentemente tranquilla, stravolge tutto. Ed è stato catastrofico. E quindi noi vogliamo raccontare però non una storia soltanto emiliana, quindi la vita degli operai, però una storia italiana. Italiana. Sì, perché la gente ha bisogno di sapere come è andata, però questa storia non regionale, ma italiana. Italiana. Perché secondo me è una storia italiana. Allora speriamo che venga distribuito, così lo possiamo vedere tutti. Sì, sì, speriamo. Va bene. Speriamo. Noi, Walter, il tempo a disposizione è terminato, abbiamo fatto una bella chiacchierata. E mi ha fatto piacere conoscerti. Anche a me. In bocca al lupo per tutto quanto, per la tua vita. Sì. Speriamo che la meritocrazia valga, ok? E non altro, perché ce n'è bisogno. E ti ringrazio ancora. Grazie a voi, veramente. Di avermi ospitato, ringrazio voi e tutta la redazione e tutti quelli che vi ascoltano e vi seguono, perché sono tantissimi. Speriamo che siano ancora di più. Noi cerchiamo di fare il nostro e di farlo bene. Poi se ci riesce lo diranno loro da casa. Grazie, grazie Walter. Grazie. E invece io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Gente da Sud.